Buonasera amici da casa e ben ritrovati in una nuova puntata di AB Style Magazine. Questa sera iniziamo parlando di cocktail e per farlo ho deciso di intervistare addirittura uno dei 10 migliori barman al mondo, così per dire, no? Ecco, diciamo che con lui andiamo un po' oltre il concetto del classico spritz del dopo lavoro. Sto parlando di Bruno Van Zan, uno dei volti più noti e richiesti nel settore della mixology. Si è fatto strada partendo dai tavolini di un bar di Roma e ora è diventato veramente uno dei barman più richiesti e ha anche una sua academy per formare i giovani talenti. Beh, a questo punto facciamo parlare direttamente lui ed ecco a voi la mia intervista a Bruno Van Zan. Ed eccoci con Bruno Van Zan, uno dei volti più noti della mixology. Bruno, benvenuto. Ciao Ale. Senti, tu sei partito insomma dai tavolini di un bar di Roma e sei diventato praticamente uno dei 10 migliori barman al mondo e hai anche vinto il titolo mondiale di Flair, quindi wow. Sì, come diciamo, hai fatto? È stato un bellissimo lungo percorso. Io ho iniziato per pura casualità. Studiavo aeronautica, quindi facevo una scuola completamente differente da poi quello che ho fatto nella vita. Il sogno di mio papà era quello che io facessi il pilota di aerei. Ma dai. E invece poi ho fatto volare qualcos'altro, sì, esatto, nella mia fase di carriera, per guadagnarmi diciamo i primi euro, no? Per sopravvivere, per fare una vita di un adolescente, no? Che sta crescendo, decisi di andare a lavorare al bar e quindi iniziai in questo bar di periferia e in cui ho fatto tanta gavetta e quindi sono stati anni in cui tra pulire, quindi mi hanno iniziato prima a pulire, poi mi hanno insegnato a lavare i bagni, mi hanno insegnato a servire, quindi a essere anche ospitali con le persone. Certo. E poi ho approcciato, diciamo, ai primi caffè, prima che ai drink, quindi okay, alla macchina del caffè, alle prime estrazioni, al servizio della qualsiasi in un bar, che non era un mixologist bar o un cocktail bar come ci sono oggi, ma era un bar H24, quindi certo, che serviva tutto nella periferia poi romana. Ok. E quindi posso che poi capire, no, la tipologia anche dei clienti, no, che venivano e quant'altro. E lì ho fatto la mia bellissima gavetta. Da lì è partito un percorso speciale, come lo chiamo io, perché io da piccolino ero anche un po' robustello, ok, mi piace definirmi così, perché pesavo 90 kg e quindi avevo avuto un problemino di salute all'epoca, i reni, motivo per cui no, avevo preso peso e quindi a scuola in quella fase della vita non ero il più gettonato, no? Come posso dire, quindi giocavamo a pallone e mi mettevano in porta. C'era la fidanzatina, preferiva l'altro. Ah. E io vidi il bar a quell'epoca come il mio palcoscenico dove potevo prendermi quella rivincita, no, un po' nella vita. Allora tornai a casa e dissi a mio papà: papà, lascio la scuola aeronautica e vado a fare il barista. Allora mio padre in romano per insultarmi mi diceva questa frase: ma che c***o vuoi fare il bibitaro? Il bibitaro. Il bibitaro. E poi diciamo che oggi si è ricreduto. Ok, adesso è contento. È stato un bellissimo percorso, potrei parlartene veramente per ore. E tra l'altro in questo lungo percorso io comunque so che hai lavorato anche tantissimo all'estero. C'è un paese che magari ti è rimasto più nel cuore? E quanto pensi che, proprio perché parliamo anche dei giovani, le esperienze internazionali possano essere utili in un lavoro come questo? Allora, io ho fatto tantissime esperienze internazionali partendo proprio da una prima fase in cui non c'erano responsabilità, non eri da solo, c'eri solo la fidanzatina dell'epoca, qualche amico, no? E feci delle stagioni in Sardegna, dove ero il capo barman di questa struttura, e mi ricordo benissimo che alla fine di questa stagione, a settembre, il proprietario mi disse: Bruno, guarda, c'è un'opportunità, si parte per l'Africa. Quindi mi disse: guarda, andiamo a Nairobi, quindi il centro del Kenya. Io mi immaginavo l'Africa, quella bella, il mare, le spiagge, no? Andiamo a Nairobi, dobbiamo stare un mesetto, no? Aiutami a gestire questo ristorante italiano che abbiamo lì, nella parte bar. Quindi un'esperienza un po' manageriale, un po' da formatore, no? E poi lavoravo anche la sera stessa. E quindi io, senza remore, chiamai la mia fidanzata e io parto per l'Africa. Mi ha lasciato. Vabbè, sono partito e sono andato in Africa. Dovevo stare un mese, sono stato 2 anni. Perché, non lo so, sei innamorato? Se fossi innamorato di una parte che è stata l'esperienza più bella e più brutta nello stesso tempo della mia vita. Più bella perché quello che consiglio io è di tagliare il cordone ombelicale, okay, no? E in qualche modo provare, andare e partire. Ecco, poi c'è tutto un aspetto lavorativo che sicuramente l'influenza, l'osservare altre culture,
capire che il mondo non è solo quello che viviamo noi sicuramente aiuta anche dal punto di vista professionale ad avere una mente un po' più aperta, no? Nel lavoro che facciamo. Bella e brutta, ti finisco il discorso, sì, sì. È perché da questo punto di vista è stata bellissima. Però poi di questa esperienza non mi hanno pagato, okay? Il lavoro che io ho fatto per questi 2 anni, quindi c'ho un ricordo bruttissimo perché il desiderio era quello: faccio questa esperienza a 24 anni, rimango lì 2 anni, torno a casa con dei soldini per aprirmi il mio primo bar, e poi non mi hanno pagato, motivo per cui non si è avverata. Okay. Quindi sono tornato a casa dopo, diciamo, avere in qualche modo anche dovuto digerire, no? Certo. L'insoddisfazione di un ragazzo, no? Che parte con dei sogni e torna sconfitto. L'ho digerita solamente con l'allenamento che mi ha riportato a gareggiare ancora, no? Perché per quei 2 anni chiaramente avevo smesso. E quindi sono tornato a casa, mi sono rimesso, diciamo, in sesto, come si può dire, e ho ricominciato il mio percorso, diciamo, di gare fino al culmine, che poi è stato il 2016, giorno in cui ho deciso, dopo circa 300 gare a livello mondiale, di smettere, perché ho vinto l'ultimo campionato del mondo a Tokyo. È stato il mio secondo mondiale, e quindi da lì poi ho deciso basta con le gare, dedichiamoci un po' all'imprenditoria e a fare tutto quello che oggi abbiamo costruito. Ok, e in realtà c'è anche un altro passaggio importante nella tua carriera, vale dire quello televisivo, perché tu hai fatto anche tante esperienze con Antonella Clerici, la Parodi, ma com'è stato per te vivere questo passaggio? Perché non è necessariamente automatico, no? No, è stato bello perché è stato casuale. Perché nel 2000, se non vado errato, 12 o 13 adesso, io facevo, ero già tornato, e quindi facevo praticamente il trainer in una scuola di barman, e poi facevo tutti gli eventi, le cose che facevamo, e cercavano praticamente nel programma di Benedetta un ragazzo giovane, ok? Che sapesse stare un po' in TV davanti alla telecamera, e io, sai, ero abituato a gareggiare davanti a 1000 persone, quindi lo sapevo fare. E che però potesse vantare già all'epoca un curriculum, no, degno di nota. Io ero già campione del mondo, avevo già vinto uno di mondiale, e quindi chiamarono me. Da lì però è stato molto divertente perché mi chiamarono per fare tipo una decina di puntate. E poi io ci avevo preso gusto, perché la gente cominciava a riconoscermi: ah, ma tu sei Bruno, quello che va in TV. E quindi io alla 9ª puntata, ne mancava solo una, andai dall'autore e gli dissi, se mi ricordo ancora, si avvicinava al periodo di Natale, e dissi: Marco, senti, ma non c'è modo, no, di farmi rimanere qualche altra puntata? No, dici, bro, non c'entri niente col Natale, no? No, a casa ero disperato. No. Allora cosa feci? Portai a lui una 20ina di ricette che si legavano al Natale. Ok. Quindi c'avevo, che ne so, il vodka sour con lo sciroppo di pandoro. Va bene. Facevamo delle cruste di panettone. E lui mi disse: cazzo, ma sai che è proprio bella sta idea? Dimmi di no adesso! Rimani con noi! E da lì feci 180 puntate. E poi da lì si è aperto un mondo, perché a me era piaciuta questa cosa qua. Decisi di provare a produrre e a condurre, grazie anche all'aiuto dei miei manager di Sky, no? Quello che era Cocktail House su Sky 1. È stata una bellissima esperienza. Lì oltre 200 puntate abbiamo fatto. Andiamo in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì. È stata bellissima. Perché ho capito che anche condurre un programma che poi la gente vede a casa come un programma semplice era molto complicato, molto complesso, ci ho dedicato veramente del tempo. Senti, svegliamo agli amici a casa che noi ci siamo conosciuti solo in giro per eventi. E io rimango sempre affascinata nel vedere come tu e il tuo team siate praticamente una macchina da guerra, perché servite centinaia di cocktail, magari gestite anche più catering in contemporanea su location diverse, però sembra una macchina perfettamente oliata dove tutto fila perfettamente liscio. Come ci riuscite? Allora, diciamo, facciamo subito una premessa, che quello che appare alle persone non è mai proprio quello che succede nelle case di noi, e questo lo voglio dire perché sennò sembriamo, no, degli esseri straordinari, noi siamo solo persone normali che fanno il proprio mestiere. Detto questo, c'è un'organizzazione che passa attraverso me in primis, che cerco di guidare e ispirare i ragazzi che lavorano con me affinché la mission sia condivisa. E per noi il motivo per cui facciamo un servizio non è quello di guadagnare solo del denaro o servire le persone, ma la mission è farlo in modo eccellente, no? Quindi portare l'esperienza del cocktail ai massimi livelli. Okay. E fare questo in modo piramidale consente di organizzare i bar, servire tutte le persone in maniera uguale dall'inizio alla fine. E senti, c'è un altro aspetto che mi piace comunque del tuo lavoro, vale a dire il fatto che hai fondato un'academy. Ce ne parli un po'? L'academy e anche il luogo in cui ci troviamo, certo, è un po' il desiderio, no? Sai, tutti noi partiamo con dei sogni del cassetto. Per trasformare i sogni in delle mete concrete servono tante cose.
che la gente a volte chiama fortuna, invece servono le azioni, serve pianificare, servono i sacrifici. Io ho iniziato a fare, ad aprire la prima azienda che si chiama Drink and Dream, okay, quindi anche il nome è iconico, no? Era il sogno, no? Rispetto ai drink. L'ho fondata nel 2000, inizio 2016. E come prima finalità c'erano quelle dei catering, dei servizi, ma subito dopo quello della scuola. Perché io, avendo sempre fatto in maniera, diciamo, personale il formatore per altre scuole, avevo il desiderio di, in qualche modo, divulgare quello che avevo imparato, accrescendo la cultura anche degli altri. Chiaramente non ho mai avuto la possibilità, noi siamo partiti da una cantina di casa, a una cantina un po' più grande, degli uffici, fino ad arrivare qua oggi in un percorso molto lungo. E quindi questa Academy l'ho fatta sempre in modo itinerante, quindi mi sono appoggiato a strutture già esistenti e poi le collaborazioni sono aumentate. E fino ad oggi io non avevo una casa, no? Dove ospitare queste persone. E questa cosa mi ha sempre un po' lasciato con l'amaro in bocca. Okay. E costruire un ambiente del genere l'ho fatto con il primo pensiero di costruire una scuola. Perché volevo un po' cambiare gli standard della formazione a livello di bar. Se per quanto riguarda la cucina, se per quanto riguarda altri mestieri, quando fai una scuola ti danno un'eccellenza, nel nostro mondo fin dai miei inizi non è mai stato così, no? Quindi la scelta, no, di fare una scuola con il gres porcellanato, con delle postazioni in acciaio che rispecchiano il mondo attuale, no? E quindi oggi questa casa rappresenta proprio questo, sai, un bar privato che possiamo utilizzare per i nostri clienti, una scuola molto molto bella, un ambiente sano di lavoro incita anche noi stessi a dare ancora di più, no? Certo. Il 100% oggi ai nostri studenti. Perfetto, senti, adesso chiudiamo quindi con la domanda di rito che faccio a tutti. Cos'è per te lo stile? Lo stile è una bellissima, è un bellissimo concetto. Io penso che lo stile sia essere se stessi in un mondo fatto di standard, di benchmark da seguire, no? O con cui paragonarsi. E invece, ecco, essere se stessi, portare il proprio contributo di stile, essendo iconici. Iconici non in uno in come si veste, non in una macchina che guida, ma portare la propria idea, che piaccia o meno, fa diventare di te una persona stilosa, no? Ok. E questo può essere un concetto di stile un po' più avanzato, no? Che bisogna trapelare, no? Nei nostri concetti, perché poi lo stile lo si può mettere in un drink, lo si può mettere in un piatto, lo si può mettere in un proprio modo di essere, però lo stile fa parte anche di essere, in qualche modo, di guidare gli altri, essendone di ispirazione. Oggi vogliamo ispirarci solo a quello che vediamo, no? Attraverso la sensazione della vista. Però in realtà possiamo ispirarci anche agli altri rispetto a quelli che sono i contenuti che ci raccontano. E quindi, ecco, essere un modello di stile per questo mi piacerebbe molto. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, Ale. Come avete visto, emozioni e stile anche in un bicchiere da cocktail. Ci rivediamo subito dopo lo stacco pubblicitario con la prossima storia di stile. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Farina poco raffinata per pizza. Le farine magiche, fatte bene per far bene. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Farine per dolci soffici, le farine magiche, fatte bene per far bene. Sei un content creator e cerchi un canale che ti aiuti a farti conoscere? Nasce una nuova opportunità in Casa GoTV Channel. Diamo la possibilità a tutti coloro che creano contenuti video di poter essere protagonisti sul nostro canale YouTube, che ad oggi conta decine di migliaia di iscritti. Un canale generalista con milioni di visualizzazioni e migliaia di video caricati, un ottimo trampolino di lancio per chi vuole avere una visibilità immediata. Non devi far altro che visitare il nostro sito, dove troverai tutte le informazioni sull'iniziativa, raccontarci tutto sul tuo progetto e noi saremo lieti di proporti la soluzione su misura per te.
E rieccoci in studio. Adesso parliamo di motori e lo facciamo con uno dei miei marchi preferiti. Sono sicura che a breve direte, vabbè, così è facile, perché questa sera mi ha raggiunto in studio Paolo Bonaveri, Communication and Press Officer Italian Market di Bentley Motors. Benvenuto. E buonasera, grazie. Senti, Bentley è conosciuta comunque per il suo iconico motore V12, comunque con cui negli anni ha conquistato un po' tutti. Però adesso c'è un progetto importantissimo che vi sta coinvolgendo e anche, direi, impegnando da un po' di tempo, che è Beyond 100. Ce ne parli? Beh, Beyond 100 è un po' quella che è la visione di Bentley, partendo forse dall'origine, dal fondatore, che disse di creare la migliore macchina, la più potente e la più performante, cioè quello che è l'essenza di un brand, di un marchio creato da una persona, che possiamo dire anche brand e marchi, ne conosciamo altri in Italia, possiamo dirlo Ferrari, certo, Lamborghini, oggi nei giorni nostri Pagani. Quando un uomo crea qualche cosa, o McLaren, qualcosa di così importante, c'è poi un percorso che altri manager intraprendono, e per Bentley il 2020 è stato Beyond 100, che è una visione del futuro, per cui al 2030, che parte però non solo dalle vetture, parte soprattutto dalla fabbrica, dalla casa, perché quello che Bentley ha voluto soprattutto evidenziare è che non si può produrre una vettura sostenibile senza avere una fabbrica sostenibile. E oggi Crewe viene definita un po' la fabbrica dei sogni, okay, the Dream Factory. Ok, perfetto. Ma a parte tutta la parte motoristica, comunque Bentley, ormai siamo abituati a conoscerla per la grandissima attenzione che comunque conferite ad ogni dettaglio di stile, cuciture, accessori. Però secondo te, quanto poi un cliente veramente è in grado di apprezzare veramente questo genere di dettaglio? Tanto, tanto, perché il risultato di questo, diciamo così, gioco al dettaglio, alla bellezza, allo stile, è stato fatto attraverso uno sviluppo che parte un po' da lontano, però sempre dalle origini. Tanto che 2023, chiusura dell'anno, vendite e quant'altro, è stato l'anno più importante, ed è stata la parte Mulliner, che è, diciamo così, la divisione che crea le vetture più esclusive, nel senso di accogliere quelli che sono le richieste dei clienti per la personalizzazione. E c'è stato il picco di domanda, per cui sono state prodotte vetture con tanti allestimenti personalizzati, tante idee dei clienti, e questo ha fatto sì che sia stato un anno record proprio per le personalizzazioni. Ah, perfetto. Ma appunto parlavi appunto di Mulliner, no? E quindi della personalizzazione. Quanto permette di spingersi in avanti appunto nella personalizzazione di una vettura? Dici con Mulliner? Sì. Beh, con Mulliner ci sono tre passaggi. Quello che tu trovi in concessionaria con il tuo dealer, che puoi prendere un colore, un accessorio, un embroidery, per cui una cucitura particolare, ma anche un logo, l'embroidery, uh-huh, è il logo che puoi creare, o un'immagine. Poi c'è un altro step dove un concessionario, e ci sono stati vari esempi in questi anni, può creare una serie speciale. Ad esempio, una delle ultime è stata creata, è stata creata per il mercato della Costa Azzurra, e un cliente che vuol creare qualche cosa di particolare viene messo in relazione direttamente con i tecnici, con i designer, con gli stilisti di Mulliner, per creare una vettura su misura per il cliente. Poi andiamo alle serie speciali, per concludere quelle che sono le tre attività di Mulliner, le serie speciali come Bature, uh-huh, e poi anche le repliche della vettura, come stiamo vedendo, questa è la piccola SpeedSix, però c'è proprio una creazione anche di vetture, pezzi unici. Ok, perfetto. E senti, voi di recente avete annunciato una collaborazione un po' particolare con Macallan, e quindi poi un progetto un po' speciale. Ci racconti cosa c'è dietro ad un'idea del genere? Beh, dietro c'è una partnership globale con Macallan, che parte da una comunione di intenti. Sia Macallan che Bentley, o meglio Bentley e Macallan, sono due brand che guardano alla loro costruzione di prodotti, uh-huh, con la sostenibilità dei loro ambienti, della loro fabbrica, della loro distilleria. Per cui si parte da questo, si parte poi
dai dettagli come la bellezza, come ancora i materiali. Horizon, che è questa nuova bottiglia, questo nuovo prodotto di Macallan, soprattutto ha una particolarità, ne ha molte, ma la più importante è quella che è una bottiglia orizzontale, per cui sviluppa il suo design come quello di un'automobile. Poi ci sono i materiali sono presi da ricicli di materiali come legni, rame, pelle che vengono dagli scarti e dai ricicli di Bentley e di Macallan. Ok, perfetto. Tra l'altro poi voi non siete comunque nuovi al mondo delle collaborazioni, perché comunque con altri marchi ogni tanto fate appunto delle partnership. Qual è la scintilla che fa nascere queste idee di collaborazioni un po' speciali? Le partnership sono sempre dei momenti per creare qualcosa di bello, un'opportunità per essere sul mercato e creare qualcosa di esclusivo. Vedi con Ducati, ad esempio, con Macallan, con Bentley Home. Creare una linea di design Bentley, di interior design, di mobili con il marchio Bentley Home è qualcosa di assolutamente esclusivo. L'esclusività, la bellezza, il comune denominatore è l'attenzione al dettaglio, ai materiali e soprattutto alla vita dei prodotti. Quindi quello che dicevamo un po' prima, no? L'attenzione proprio al singolo dettaglio. Assolutamente sì. Senti, a breve adesso noi vediamo il nostro test drive della Flying Spur in versione ibrida, certo. Però la domanda di rito che faccio a tutti, che cos'è per te lo stile? Ma credo che ci sia una bellissima frase di Coco Chanel, che la moda non è farsi, o lo stile non è farsi notare, ma è farsi ricordare nel tempo. E credo che Bentley impersonifichi questo, cioè il fatto di essere un brand che costantemente ha sviluppato concetti di stile, di bellezza e di eleganza nel tempo, e in questo momento sta aumentando questo tasso di stile ed eleganza, perché lo associo alle due cose, creando delle vetture veramente uniche e creando il brand di lusso più sostenibile al mondo. Perfetto. Bene, allora a questo punto non ci resta che guardare insieme il nostro test drive della Bentley Flying Spur Hybrid. Oggi vi porto con me in una location veramente splendida. Siamo a Villa Bagatti Valsecchi, una villa settecentesca nel cuore della Brianza che farà da cornice ad un test drive di un'auto altrettanto splendida. Sto parlando della Bentley Flying Spur S nella versione ibrida che unisce lusso ed efficienza. Parlavamo di efficienza, sì, perché Bentley ha deciso di dotare la sua ammiraglia di un'unità elettrica che va ad aggiungersi al motore 2009 V6. Il risultato quindi è un'autonomia totale di 805 km, di cui 41 garantiti dall'elettrico. E mentre guidate potete notare dal cruscotto quando subentra la guida in elettrico. La batteria si rigenera durante la guida e si ricarica in circa 2 ore e mezza. Quindi capite anche voi, un'auto ideale per le lunghe traversate in macchina, da fare coccolati con il tipico comfort Bentley.
Forse alcuni di voi ricorderanno che già qualche tempo fa avevamo provato la Bentley Flying Spur. All'epoca si trattava di una versione solo benzina, ma ecco, devo dire che sebbene la piattaforma sia la stessa, sono rimasta davvero stupita di come alcune scelte di stile sulla versione S la rendono una vettura quasi totalmente diversa. Se prima avevamo tra le mani un'auto che gridava in ogni modo lusso e raffinatezza, adesso abbiamo ancora sì tantissima eleganza, ma questa è un'auto molto più grintosa e sportiva. Partiamo da questo colore che è qualcosa di fantastico. Si chiama Candy Red Satin e fa parte delle personalizzazioni Mulliner ed è di una bellezza che cattura subito l'attenzione. Che già sappiamo che andare in giro in Bentley richiama sempre gli sguardi dei passanti e degli altri automobilisti, ma questo colore la rende veramente unica, un perfetto mix tra eleganza e sportività, assolutamente non banale ed affascinante. Ma poi sono numerosi i dettagli che la rendono un'auto veramente grintosa che ruggisce, come ad esempio le finiture in carbonio o anche i pedali sportivi o ancora i cerchi in lega da 22 pollici che tra l'altro presentano un optional veramente interessante, vale a dire i loghi Bentley presenti sul mozzo della ruota sono autolivellanti, vale a dire rimangono sempre dritti, non ruotano e rimangono paralleli con il terreno. E ora saliamo a bordo perché sono stati gli interni a rivelarmi un'ulteriore sorpresa che mi ha veramente conquistata. Mi sto riferendo agli elementi in legno che spiccano tantissimo rispetto alla pelle nera che fa da padrone nell'abitacolo. Si tratta di legno Koa che viene definito open pore perché non ha subito processi di levigatura, quindi lo trovate così, al naturale, una scelta veramente originale ed elegante. Come sempre troviamo uno degli elementi distintivi delle auto Bentley, vale a dire le zigrinature diamantate sui comandi, così come gli inserti tridimensionali nella pelle trapuntata sempre a diamante. Non manca anche l'iconico display rotante al centro della plancia, che rivela uno schermo touch da 12,3 pollici. E se invece volete concedervi un momento di detox digitale, potete girarlo e tornare ai quadranti analogici sulla base in legno. Ma sulla Flying Spur S c'è anche tanta tecnologia, soprattutto per la sicurezza alla guida. Ho apprezzato due aspetti in particolare in questi giorni in cui ho avuto modo di guidarla. In primis l'Head Up Display, che è sempre una garanzia di sicurezza e comfort perché vi permette di avere subito a portata di sguardo le informazioni essenziali di guida e di navigazione. Ed anche l'Active Lane Assist, che dà una leggera assistenza alla sterzata se rileva che oltrepassate la corsia. Ecco, l'ho preferito rispetto ad altre auto dove invece ho trovato la correzione sullo sterzo molto più forte ed invasiva. Abbiamo anche la Top View Camera che vi permette di avere la prospettiva dall'alto dell'auto e della zona circostante, il che non guasta considerate le dimensioni dell'auto se magari volete fare manovra. E sempre parlando di tecnologia, ma dal punto di vista dell'intrattenimento, da segnalare che per i passeggeri sono presenti due monitor da cui possono guardare film, ascoltare musica, anche usando le cuffie Bentley per non disturbare gli altri compagni di viaggio. L'esperienza di guida è all'insegna del comfort e delle prestazioni ottimali. Da sempre Bentley è sinonimo di viaggi comodi sotto ogni punto di vista. Non dimentichiamo ad esempio i sedili comfort, grazie ai quali potrete godere di un bel massaggio durante il viaggio. Ma anche dal punto di vista della guida ci sono degli aspetti interessanti, come ad esempio le quattro ruote sterzanti, che la rendono un po' più manovrabile, soprattutto in città, il che non guasta, considerate le dimensioni.
dimensioni importanti. E poi una curiosità, dovete sapere che la Flying Spur condivide con la Continental GT l'impianto freni più grande al mondo, con dischi anteriori da 420 mm. Uno dei test drive più appaganti che abbia mai fatto. Oramai Bentley è sinonimo di raffinatezza e performance, ma devo dire che questa Flying Spur S Hybrid mi ha convinta per le scelte di stile mai banali, davvero azzeccate. E poi ecco, probabilmente questa location della Villa Bagatti Valsecchi è stata in grado di esaltarne ancora di più l'eleganza e la bellezza. Beh, ecco, non vi nascondo che andare in giro con una Bentley è sempre un'emozione un po' speciale, quindi a questo punto grazie mille Paolo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, è un piacere e alla prossima novità, che non mancherà molto per quanto riguarda Bentley, ci vuole qualche mese, ma sarà una grande novità. Questo è interessante, questo mi stuzzica, bravo. E grazie mille a voi per aver guardato questa puntata. L'appuntamento è sempre per settimana prossima, ci vediamo lunedì alle 21 sul canale 229 di Sky per una nuova puntata di Avvistyle Magazine. Buona serata. Adesso però basta, eh?